Qua, buonasera all'Hotel Nazionale di Senzano del Garda, siamo qua con Mario Montorfano, un piacere averla qua intanto e grazie della sua presenza, la ringraziamo, responsabile del settore giovanile cremonese e allenatore Berretti. Esatto, sì. Benissimo, ecco, noi vorremmo avere un suo parere, visto l'anno scorso non ci siamo incontrati, quest'anno è la prima volta che viene a trovarci, un parere sulla presenza. Ma direi molto bene, ho visto la presentazione, il lotto delle squadre che partecipano, vengono coperte più categorie, forse le più belle, secondo me esordienti, giovanissimi e allievi. E il lotto delle squadre partecipanti è di notevole spessore e quindi è sicuramente questa una realtà che da 3 anni credo sia nata, ma vedo che si è sempre più allargata grazie all'entusiasmo e al buon lavoro di chi gestisce la Pro Desenzano e alle strutture che Desenzano sono importanti. Desenzano penso che sia una piazza importante, una vetrina importante per il calcio professionistico e questa realtà va data merito a questa società che sta facendo bene anche nel calcio dilettantistico e quindi onore e merito a chi organizza questi tornei. Dietro questi tornei c'è un, diciamo appunto, è da settembre che iniziamo, non mi meraviglio Sì, perché c'è da c'è una lavorare, tessitura, un insomma. lavoro, un rapporto con la società e quindi ampio merito a questo torneo che sta diventando una realtà provinciale, regionale di un certo rilievo. Il calcio giovanile riveste ancora un'importanza notevole secondo me e un messaggio che vorrei dare io da allenatore, da ex calciatore, è quello che noi allenatori abbiamo un obbligo morale importante ed è quello di non dimenticare di essere stati a nostra volta dei bambini, perché credo che si stia un po' esasperando l'aggressività, il risultato a tutti i costi, perdendo un pochettino quello che è il significato del voler giocare, del piacere di giocare al pallone. Infatti se ne parlava giusto l'anno scorso con il dottor Pasquale, il presidente di Lega dilettantistico, di riuscire magari a educare i ragazzi, e mi fa piacere che ne abbia parlato, di educare i ragazzi alla cultura della sconfitta e non esclusivamente solo alla Ecco, vittoria. questo è un compito importante che dobbiamo avere noi allenatori, di avere, di Non che dare, sia bello, di scusi, no, non che sia bello perdere perdere, per no, carità, ecco, ma a nessuno fa piacere dobbiamo, perdere, fa piacere vincere, sì, però ecco. noi allenatori dobbiamo avere, chi, dirigenti in genere, chi partecipa, lo staff di una squadra, avere l'equilibrio di non prenderci troppo sul serio, di dare il giusto valore di quello che è il settore giovanile. E in questa missione, in questo incarico, hanno grande importanza anche i genitori, però. Sì. Vedo purtroppo, e lo dico senza nessun dubbio, questa intensità, queste aspettative da parte dei genitori nei confronti dei ragazzi, e questo sicuramente non fa il bene per il calcio giovanile. La ringrazio molto e Grazie, alla arrivederci al prossima e prossimo. complimenti. Grazie, Ciao. grazie.